che mischi in qualche modo, che è un po' quello che noi vogliamo fare, no? La spettacolarità del genere, del zombie movie. Con un'introspezione umana superiore al medio B-movie con cui uno si trova ad avere a che fare. È la storia di un uomo circondato dagli zombie dentro un ascensore, ci sembrava perfetta per questo. E in fase di sceneggiatura siete sempre andati d'accordo? Sì. Ma con Daniele abbiamo questo rapporto d'amicizia fraterna da una decina d'anni più o meno, da quando siamo conosciuti a un corso di sceneggiatura, e abbiamo cominciato a lavorare insieme perché ci siamo trovati da un punto di vista umano e cazzoneggiante, per dirlo. E da lì questo rapporto va avanti da quel momento. È chiaro che ogni tanto c'è qualcosina che, ma è ovvio perché siamo esseri umani, quindi ognuno ha più o meno le sue idee, però la cosa interessante è che ci troviamo praticamente sempre sulla stessa lunghezza d'onda, perché ci piacciono le stesse cose. Poi, parlando di musica, abbiamo scoperto per esempio di essere andati agli stessi concerti durante il corso degli anni, quando non ci conoscevamo. E no, beh, è stata come sempre un'esperienza che comunque arricchisce, soprattutto perché ci divertiamo mentre facciamo queste cose. Ecco, parlando di musica, la colonna sonora chi è che l'ha scritta? Io. Tu? Ah, non lo sapevo. Su indicazione ovviamente di Daniele. Sì, da qualcosa un po' di anni 80. Ha fatto tutto l'opposto di quello che gli avevo chiesto, però comunque ha fatto delle belle musiche. Infatti, no, soprattutto sono azzeccate, perché io penso che sia difficile scrivere musica da film proprio per il fatto che poi dopo va adattata a quello che avviene sullo schermo, no? Sì. Quindi non è sempre semplice. Beh, è stato comunque anche quello divertente, perché c'è stato anche lui che veniva spesso nel momento in cui componevo e mi dava, tra virgolette, delle direzioni su cui lavorare, e questo è stato importante. Nel film ci sono ovviamente molti riferimenti ai film di zombie classici, film precedenti. E quali sono le tue referenze più importanti? All'inizio pensavo che questo film doveva essere molto serio, molto cupo, non doveva essere mai ironico, ma poi ho pensato, cazzo, io adoro film come Evil Dead, La Casa 1 e 2, che giocano molto sull'ironia, L'Armata delle Tenebre, e quindi in fase di preparazione del film siamo partiti da lì. Cioè, non ti dico che ho voluto fare un film alla Evil Dead, ma le influenze erano quelle. Sì. Come siete riusciti ad avere l'appoggio in produzione della Rai? Beh, devo dire, questo che è abbastanza difficoltoso, beh, inusuale, soprattutto per un horror. Sì, assolutamente. In Italia, insomma, come sappiamo, una situazione del genere è veramente solamente un sottobosco indipendente, perché a livelli, diciamo, normali non si fa nella industria del cinema italiano normale. E noi, facendo dei film, insomma, un po' più nell'industria, sempre mai dimenticando il genere, facciamo film di genere, sì, assolutamente personali, però abbiamo dei contatti, delle cose. Allora, quando Daniele ci ha portato questa sceneggiatura, abbiamo detto, ma forse i tempi sono un po' cambiati, proviamo, ma senza tanta speranza, faglielo leggere. Invece, stranamente, sì, ci hanno subito risposto che gli piaceva tantissimo, che volevano, insomma, partecipare alla produzione, e quindi ci hanno dato il budget per farlo. Io credo che in qualche modo un po' alcuni film italiani negli ultimi anni, che non è che sono uguali a questo, sono diversissimi, sì, però certo, da Gig Robot a Smetto Quando Voglio hanno un po' ringiovanito la parte che era solo commedia o solo film drammatico, insomma, no, ringiovanito nel senso che hanno trovato forse una terza cosa, no? È un po' più di fantasia, diciamo, nel racconto. E quindi questo aperto è un po' forse le serie TV, cioè in Italia è diventata una serie TV che fa audience, che è Walking Dead. Sì, infatti. Quindi questo ha aperto in qualche modo la mentalità. Vediamo adesso, vediamo come reagisce. Rai ci ha aiutato a produrlo. Dovrebbe essere distribuito a settembre, mi dicevi. Vediamo, non si sa ancora, non so, perché il film in realtà questa è la prima mondiale, quindi sì, ancora è in fase di cosa, però ci abbiamo distribuzione, vediamo se sarà autunno. Sì. Ecco, le tue, perché sentivo nell'intervista quella che hai fatto dentro, diciamo, dopo la produzione del film, che insomma, in futuro ti piacerebbe fare anche altre cose.
le tue referenze come appassionato di cinema, e qual è che sono? Ma io dico sempre che adoro l'horror. Ci sono il genere con cui sono cresciuto, ma forse non è il mio genere preferito. Io adoro, in realtà adoro tutti i generi, forse i generi che apprezzo di più sono il noir e la fantascienza. Girare un film di fantascienza in Italia oggi diventa complicato. Poi, come hanno fatto i Manetti, l'arrivo di Wong, hanno avuto un'idea brillante e sono comunque riusciti a farlo. Però, per esempio, adesso sto pensando a un noir che è da scrivere, che è più un poliziesco. Ti posso dire, adoro registi come Michael Mann, come Greengrass, che prendono il genere, lo fanno loro, raccontano in modo loro delle spy story, dei film d'azione, in modo quasi autoriale. Però il genere mi piace tutto, guardo di tutto. Ecco, ho visto, sono arrivato dopo 3 minuti che era iniziato il film, per cui diciamo, quando arriva il primo zombie, diciamo, l'ho visto, però non l'ho visto prima, no? E quindi poi ho letto nei titoli di coda che c'è Carolina Crescentini che fa l'arena. Non so se si vede. La voce, scritto proprio la voce. Solo la voce. Ecco, lei come siete riusciti a coinvolgerla? Lei com'è? Siete riusciti a coinvolgerla? Ma guarda, come spesso succede queste cose, che l'abbiamo chiesto e ha detto di sì. Nel senso che credo che lei sia un altro di questi attori, attrici italiani che un pochino sentono questo senso di cambiamento e hanno voglia di provare a fare cose un po' diverse. Quando ha sentito questa proposta, che era anche una proposta poco faticosa, diciamo, però è stata molto carina, molto gentile, l'ha fatto bene, l'ha registrato un paio di volte, insomma, penso che è tornata, no? Poi a rifarlo, prima ha fatto la prima registrazione. Quindi in realtà è stato un coinvolgimento molto interessante. Io credo che lo scalino, un certo tipo di cinema italiano, io neanche lo voglio usare il termine genere perché già è riduttivo, no? È il cinema. Fare un cinema a 360 gradi in Italia è una cosa che noi speriamo da tanti anni e forse sta cominciando a succedere. La chiave perché il cinema italiano diventi un cinema a 360 gradi è proprio che questi attori un po' più di nome e più bravi forse anche si prestino a farli, insomma, che vengano a farli. Ecco, ci dicevano prima loro che l'avete fatto tutto quanto in teatri di posa, l'avete ricostruito dove? In un capannone. Cava dei Selci, andando fuori. Se c'è stato di posa è una parola grossa, un capannone. E noi abbiamo fatto diventare un teatro di posa, in realtà era un magazzino verde, però era grande. Allora, prima ho detto che ho apprezzato il fatto che alla fine io mi immaginavo già, ho visto come andava, lui usciva fuori, detto, mi immaginavo la classica fine identica alla Notte dei Morti Viventi, no? Che poi c'è Dwayne Jones e che gli sparano e che ne ha ammazzato un altro, no? E quando ho visto che lo inquadrano nel mirino, ho detto adesso finisce allo stesso modo. Invece ho apprezzato il fatto che non l'hai fatto, no? Cioè, che non l'hai fatto. Però allora, loro mi hanno detto che hanno litigato un po' con te per questo. Sì, allora voglio essere totalmente sincero, cioè, il finale originale era quello che hai detto te, lui veniva ucciso, perché pensavo che un personaggio così stronzo, anche dopo una catarsi, però meritasse. Forse, a mio giudizio era un po' troppo una citazione. Però ecco, seguendo i loro consigli, seguendo anche i consigli della Rai, lo devo dire, abbiamo trovato questa idea, che secondo me è molto carina, del latte, che lo fa ricongiungere con la moglie senza mai vedere la moglie comunque. No, però scusa, volevo intervenire perché in realtà la discussione con noi è stata questa, al di là di tutto. È stata, io mi ricordo, diceva, fai diventa tutto il film una citazione se fai la stessa fine. Esatto. Al di là del fatto se il personaggio avesse. Mi ricordo, ce la dicevamo questa cosa, no? È vero che c'è un arco di trasformazione, non è perché poteva finire così. Però purtroppo il capostipite non è anche uno qualsiasi, no? Il capostipite di tutti gli zombie movie finisce esattamente così. Esatto. Se lo fai finire così, trasformi in qualche modo il tuo film in una citazione, in una grande citazione di un'ora e mezza, invece qua l'ambizione è un po' più alta, insomma. Ecco. E poi, scusate, di recente ho visto un film horror coreano che si chiama Train to Busan. Sì, l'ho visto anch'io. Che ho visto pochi mesi fa e mi sono reso conto che ha molte cose in comune con questo film e mi fa molto piacere perché io il film l'ho visto dopo, quindi
forse abbiamo seguito una strada giusta. Anche il finale è molto simile, paradossalmente. Ecco, per le riprese, che sentivo che avete avuto delle difficoltà, però avete avuto il permesso dal Comune di Roma per fare le riprese alla fine. Alla fine sono state fatte ovviamente in ore, cioè permesso di chiedere per girare, però sì. Insomma non è che si chiede normalmente, si dà. Ma se, il se, problema se, era svuotare Roma, infatti. E non la potevamo svuotare per i mezzi che avevamo e là non ci avrebbero dato il permesso. Quindi siamo andati semplicemente alle 5 di mattina, la prima luce dell'alba, e in due giorni, lo diciamo sempre questa cosa, perché poi passa uno e ti alza la ripresa. Poi non c'era bastato, insomma, era sufficiente, e abbiamo mandato Daniele un secondo giorno con tutta la truppa delle cose, ma soprattutto anche un po' di uso di computer, qualche macchina, qualche persona che passava, un episodio importante, che qui presente Cristiano Ciccotti, e oltre ad essere lo sceneggiatore, il musicista, in realtà svolge un terzo ruolo, perché è l'aiuto regista. A un certo punto dovevamo capire noi a che ora Roma era illuminata, sì, ma vuota, no? E uno dice, no? Dice la truppa, dice, un po' la palla svegliarsi alle 5 di mattina, e Ciccotti, mi sveglio io, e noi tutti pensavamo di dormire. E Ciccotti la mattina alle 5 se n'è andato a Ponte Sisto, che è la location, per vedere com'era, solo che lui ha pensato che noi volevamo sapere subito com'era il risultato della sua ricerca. Allora ha cominciato a fare le foto di Ponte Sisto, e lui ogni 30 secondi a una quarantina di persone in un gruppo WhatsApp che dormivano ha cominciato a andare per ecco Ponte Sisto alle 5, ora Ponte Sisto alle 5:05, Ponte Sisto controcampo, poi andava dall'altra parte. Quindi, e qui fu una mattina terribile, ma la ripresa, diciamo, l'avete presa con il drone. Presta la sarà un po'. Ora sì. Ora è un bel aneddoto, lo diremo tutte le interviste. Un po' una vendetta da parte sua, che tutti stavano dormendo. Anche perché era domenica, il giorno che lui ha fatto il vlog, quindi voleva dormire. E noi abbiamo girato comunque domenica, perché comunque all'alba la città noi volevamo vedere domenica all'alba com'era Ponte Sisto, perché la città si sveglia e inizia a lavorare la mattina presto, invece la domenica si torna. Ecco, l'interprete principale come l'avete trovato, come l'avete scelto? Roy ha già lavorato con loro, è un attore, è stato bravissimo. Anche quello che fa Marcello, il poliziotto, mi sembra. Claudio Camilli, molto bravo. Roy gli abbiamo proposto a, come ha sentito la parola zombie, ha accettato automaticamente. Comunque dice che ha sempre sognato di realizzare un film, di partecipare a un film di zombie, e lui spesso la notte sogna di essere rincorso dagli zombie, quindi è proprio una cosa che si porta dentro da tanto tempo. Mentre Camilli, l'altro attore che fa Marcello, è l'attore feticcio di Daniele, che ha fatto tutti i lavori. Però questo è il tuo primo film o no? Ne hai già fatto altri? No, il cortometraggio, cosa hai fatto? Io ho fatto tre lunghi prima, completamente indipendenti di tasca mia. Questo è il primo film con una vera produzione dietro. Io ammetto in minoranza che non li ho visti. E quanti? No, sono solo film usciti solo sul web, li puoi recuperare, si possono vedere, sono molto volentieri. Volentieri. E voi due cosa mi raccontate dei vostri progetti futuri? Noi non che siete un pochettino usciti dall'oro, dal fantastico. Siamo usciti. Noi abbiamo progetti presenti, non futuri, nel senso che noi abbiamo finito da poco il nostro film, da poco, in realtà da un bel po' un film, che con cui andremo adesso a Venezia in concorso. Quindi. Che è? Si chiama Amore e Malavita, è un musical nel mondo della camorra. Un musical? Sì, noi però ci dai che non siamo usciti da nulla. Noi abbiamo come pure Daniele che dice il suo oggetto preferito, amiamo tanti tipi di cinema e facciamo tanti tipi di cinema, però fedeli a noi stessi, cioè non è che uno pensa a Venezia e poi ci fa un film di Manetti che somiglierà agli altri film che stanno in concorso a Venezia. Temo di no. Comunque, cioè, fare un musical sulla camorra è abbastanza una cosa, come viene da questa idea? Sì, in catalogabile poi di Musa sulla Camorra si pensa a un'altra cosa sicuramente. Sì. Non è una commedia sulla Camorra, è una storia crime dove si svolge a Napoli, quindi diciamo i cattivi sono la Camorra, i cattivi, in realtà anche i buoni, insomma, si svolge in quell'ambiente. Il mondo della Camorra, è un film.
particolare, molto duro, dove si spara e si canta. Vediamo e che non mi ricordo quando Alan ha parlato del titolo originale di The End, quale sarà? Perché The End in Italia, giorno alla fine sarà il titolo in un giorno alla fine. E lui diceva che in inglese era una cosa oscena, quindi avevo fatto mettere lui il punto interrogativo. No, ci ha dato una proposta. Ci ha dato tutta una serie di titoli in realtà. 10 titoli, noi l'abbiamo scelto. Lui 10, altre persone 10, Daniele l'ha pensato ad altri. Insomma, fra tutti i titoli, quello che ci piaceva di più è questo di End, un punto interrogativo che stava pensato ad Alan. Ci sembrava azzeccato. Devo dire. È intrigante e sta benissimo dentro al film. C'è qualche cosa che vuoi dire? Qua ne hai detto qualcosa di importante sulla realizzazione del film? Ti posso dire che abbiamo lavorato, cioè ho lavorato con la troupe dei Manetti, che ho conosciuto in questi anni e che ti posso dire adesso anche la mia troupe. Sì, i Manetti si sono e mi sono circondato di persone eccezionali che lavorano alla grande e che soprattutto fanno questo lavoro prima con la passione e poi con la tecnica, e questo per me è importantissimo. E quindi questo film, che mi soddisfa molto, forse mi soddisfa così tanto anche perché ho lavorato bene con queste persone. Comunque non sono zombie, ma sono infetti. Infetti, sì. Diciamolo, giusto? No, giusto. C'hai ragione. Come Romero ha sempre detto, i zombie non corrono. Esatto.